Benvenuti amici, io sono Pimpo, soggetroniamo su Scary Stranger. Allora, l'ultima volta abbiamo fatto l'episodio con le apine, Let It Be. Quindi siamo riusciti a far pungere dalle api il nostro maccione qua. Adesso siamo all'esperti. Ci mancano due episodi, abbiamo completato il gioco. Io sono curioso di fare questo mentre balla con la maestra. Andiamo, forza. Ovviamente ragazzi, supportate la serie sempre lasciando un bel like. In questo episodio dovevamo praticamente manomettere il sì, l'attrezzatura da golf, a quanto ricordi vagamente, perché l'ultimo episodio ho fatto tipo, non lo so, 2 settimane fa. Sì, non scuotere le chiappette perché tanto sei brutto. Sì, effettivamente dobbiamo rovinargli l'attrezzatura da golf. Quindi come si fa? Non lo so, perché effettivamente non ne so nulla di sto livello, ragazzi, sappiatelo. Quindi andiamo un po' alla cieca. Vediamo se c'è qualcosa che mi fa vedere. Ok, bottiglia di latte, canna da pesca, pillole, addirittura il sonnifero, fast glue, glove. Insomma, che dovrei farci con il sonnifero? Scusa, che faccio, addormentare il soggettone qua? Questo, corda? Ci può servire una corda? Non ho minimamente idea di cosa dobbiamo fare in questo livello, ragazzi. Quindi, salve. Quindi andiamo un po' alla cieca. Niente, lasciamo stare, va. Esploriamo un po' il giardino. Come sei in ospedale come le scimmie, veramente. Allora, martello ci può essere utile per aprire qualche porta, quindi ce lo portiamo, tanto è gratis. Abbiamo un bel po' di corde. Non vorrei che mi debba portare qualche corda, però se non capisco... Ecco, ti spacco la pallina, va, poi vediamo se vai a fare il golf. Che è successo? Gli ho spaccato la pallina. Non mi usa più il martello. Il martello si è distrutto, gli ho spaccato la pallina. Meglio così. Vediamo se c'è qualcosa di interessante a queste parti. Fammi un po' vedere. Dentro la sua stanza, solo che ho utilizzato... Ah, aperto, meno male. Trappola, ovviamente le trappole. Bimbo, la trappola. La trabutta qua. Allora, stanza del soggettone qua. C'è qualcosa di utile? Parto un giravite che mi frego. Attenzione. Le pillole. Ah, il sonnifero. Lui si prende il sonnifero la notte. Che fai? Non dormi? Che pensi alla maestra? Attenzione che abbiamo preso il sonnifero. Che ci facciamo? Però non l'abbiamo capito. Vediamo se c'è qualcosa. La colla. Attenzione che vado a prendermi la colla, va. Solo che lui potrebbe venire qua, perché lo vedo spedito. Guarda là. No, sta salendo. Ottimo così. Allora entriamo in quella stanza. Veloci. Attenzione a lui perché mi può vedermi da lì. E come no. Guardalo lì. La sua pelata si vede a 3 km di distanza. Piano, calma e circospezione. Andiamo da questa parte. Mi vado a fregare la colla nel dubbio. Ecco qua. Arraffiamo tutto. Possiamo uscire perché... Ho paura che mi venga da dietro il ramoscellone qua. Ok, pillole e colla ce l'abbiamo. Eventualmente possiamo prendere qualche altra cosa da qua. Meno male ci sono ste finestre. Piscina, andiamo a vedere un po' nel magazzino se c'è qualcosa. Vediamo se c'è qualcosa. Ciao gattino. Che fai? La guardi al magazzino? Gattino, sei amico o nemico? Rivelati. Penso che sia un nemico, ragazzi. Ho paura ad avvicinarmici. Cosa apri? Ma che cos'è? Ma bimbo, ma veramente ti fai graffiare da un gatto? Ma stiamo scherzando, allora. Intuivo qualcosa, che quel gatto malefico lì doveva farmi qualcosa da qui a poco. E ti pareva? Allora, qua benissimo che non c'è niente, però il martello me lo piglio, perché la pallina comunque l'ha spaccata. Quindi non lo so, intanto apriamoci qua la via. Abbiamo bisogno del latte. Ah, ecco, aspetta che avevo la trappola. Prendila. Tu ci sei passato. L'ha presa? Che è successo?
No, non l'ha presa. Ecco forse a che serve il sonnifero. Dobbiamo addormentare il gattino. Prendiamo il latte, lo versiamo nella ciotola, versiamo anche il sonnifero e addormentiamo il gattino, così entra lì dentro. Sempre se il ramoscellone qui mi fa fare tutto ciò, perché evidentemente è dimagrito, quindi mi sta seguendo per tutta la casa sostanzialmente. Corriamo, che volete che vi dica. A me lo Scary Teacher vi lascia abbastanza in fretta, invece lui niente, vi fa fare la maratona. Me ne vado, l'ho capito. Sei un ospitale come il tuo gatto. Me ne vado. Posto, quanto sei rottura di scatole, per non dirti altro. Ti sbatto il cancello in faccia, poi vediamo se ti ama ancora, Scary Teacher. Presumibilmente il latte dovremmo recuperarlo in cucina. E sono dolori. Mi fai esplorare per cortesia. Allora, abbiamo visto lì dalla stanza sua che c'è il sonnifero. Ma io nel dubbio la pallina gliela spacco di nuovo. Va, perché la pallina si spacca, ecco. Vabbè, spacchiamola, che volete che... Non si vede granché, però dico, spacchiamola. La colla, dopodiché ci può servire la colla. Ah, guarda, stavo prendendo la trappola di nuovo. Quante trappole per orsiare, ma che cos'è? Aspetta, dov'è lui? Si è buggato lì? Dov'è di preciso? Perché non vedo niente alla sua mappa. Adesso apro la porta e me lo ritrovo in faccia. Si è buggato? Meglio così. Meglio così. Allora, diamo un'occhiata in cucina, ovviamente. Che il latte presumo sia in cucina. Ma dov'è lui? Si è buggato veramente. Allora, abbiamo latte. Chiudiamo. Abbiamo latte da queste parti? No, ma abbiamo il cibo per i gatti. Mi va bene anche questo, volendo, giusto? Per forza dobbiamo prendere il latte. Eventualmente il latte è in frigo. Vabbè, diamogli questo prima, vediamo se si accontenta. Il ramoscellone si è buggato, ragazzi. Prima volta che mi succede una cosa del genere. Però meglio così, non ci lamentiamo. Attenzione, perché è lì. Non ho capito se si è intrappolato con la mia trappola. Ho paura ad aprire la porta, quindi non la apriamo, va, non la apriamo. Ci andiamo dall'altra parte. Lasciamo il mondo per come si trova. Attenzione alla trappola. Lasciamo il ramoscellone lì a fissare la trappola che ho lanciato io. E va bene così, a noi ci va bene così. È rimasto là bloccato. Allora, gattino, per favore, non mi aggredire, che ti porto il cibo. Attenzione. Attenzione, mettiamo i sonniferi prima. Sonniferi, attenzione. Gattino non ha... mangia. Ovviamente no, perché ti servono quei croccantini. Croccantini alla distanza massima e via. Mangia, gattino, che è buonissimo. Forza, alleluia. Il gattino ci siamo tolto dalle scatole. Gattino malefico. Ok, canna da pesca. E poi... Canna da pesca la posso prendere? Sì. Che ci vado a pescare? Scusatemi. Che ci faccio con la canna da pesca? Ci vado a pesca. Allora, non lo so, magari ci attacco la canna da pesca. Non so che fare. Scusate, ma che ci faccio con la canna da pesca? Fatemi capire. Però me la segnala rossa, guardate. Quindi non è che devo utilizzare qualcosa sulla canna da pesca? Le tronchesi, mi taglio la lenza? Non lo so, perché effettivamente mi fa... Mi taglio la lenza. Sì, perché effettivamente me la segnava rossa. Quindi significa che possibilmente andava utilizzata qualcosa. Vabbè, che tutti gli oggetti me li segna rossi comunque. Allora è stato... Dai, guarda qua la colla, c'è abbiamo qua. Allora è stata un po' di fortuna, dico. Va bene così. E vabbè, io allora me la porto la corda. Ho trovato troppe corde in giro. Allora, usa l'oggetto, quindi la lenza, ma dove? Ma sulla pallina che ho rotto, possibile? Quello è rimasto bloccato lì, ma se l'avessi saputo prima che nelle trappole si buggava, l'avrei utilizzato prima. Dico, guarda lì come si è buggato. Ti utilizzo... No. Non mi fa più utilizzare nulla sulla pallina, quindi che cosa ci faccio adesso? Incollo? Che faccio adesso? Mi dice qualcos'altro qua da trovare? Direi di no. E mi è finita pure l'energia. Che bello. Allora, ha recuperato, attenzione, ha recuperato. No, io sono curioso di vedere il soggettone qua, com'è che si è buggato. Soggettone, mi scusi.
mi si è sbuggato, mi è finita l'energia. Ma tu te ne sei approfittato, vero? Faccia di caprone. Ragazzi, lo affronteremo al prossimo video. Voi fatemi sapere nei commenti se stavo andando bene, che cosa mancava per completare il livello. Quindi mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella. E per oggi è tutto, al prossimo video. Oggi torniamo su Brawl Stars. Allora, l'altra volta abbiamo sbloccato Bea, cioè sbloccato, l'abbiamo trovato fortunatamente nelle casse. E dopodiché abbiamo sbloccato, in questo caso ci sta perché abbiamo raggiunto le coppe sufficienti a sbloccarlo.